Archeologico Nazionale Crotone ha diversi tesori, ha diverso materiale che fa riferimento proprio a queste oreficerie antiche, quindi è già abbastanza prezioso di per sé. Questa iniziativa vuole cercare di collegare la città con il museo stesso. Sto cercando di operare in questa direzione, Di rilanciare spero di riuscire, spero di essere nella direzione giusta. Questo saranno i cittadini, i visitatori a farcelo capire, nell'interesse di tutti, non il mio personale, prima al evidentemente. museo e poi all'Expo a Milano. E sì, poi questa iniziativa andrà anche all'Expo. Sì, diciamo, ho accettato questa proposta del maestro affidato perché mi è sembrato utile. D'altronde avevamo fatto già un calendario insieme e questa mostra è in linea con quell'iniziativa. Si vuole collegare l'antico alla contemporaneità, creando C'è questo collegamento ideale tra il tra il passato, l'arte del passato passato e e il quella presente. moderna. Ma d'altronde il collegamento è l'uomo stesso, perché è l'uomo che crea di per sé questo collegamento, poiché l'oreficeria, come tante altre arti e attività artigianali, sono opera dell'uomo, opera creativa, opera dell'ingegno. Già vi anticipo, queste non sono parole, noi abbiamo già visite prenotate di scolaresche che vengono dalla Sicilia, che verranno. I giovani democratici della città di Crotone, la Federazione degli Studenti, l'ANPI, l'Associazione Il Sole dell'Avvenire, l'ARCI, la CGIL, la CISL, la UIL e la UISP hanno presentato stamane nel corso di una conferenza stampa il calendario degli eventi per il 70° anniversario della liberazione dell'Italia dalle truppe nazifasciste. I giovani democratici della Federazione di Crotone, l'ANPI, l'Associazione Il Sole dell'Avvenire, l'ARCI, la CGIL, la CISL, la UIL, la UISP, presentano oggi le iniziative per il 70° anniversario della liberazione dell'Italia. Sì, una grande 2 giorni per la città di Crotone in cui si festeggia l'Italia libera. 25 e 26, 24 e quindi 25. il giorno prima dell'anniversario della liberazione, Sì, c'erano eventi di tutta venerdì la e giornata, sabato. sia il 24 al comune, il 24 sera al circolo Arci aspettando la liberazione, il 25 poi sarà presentata la mostra dei Treccani dall'amministrazione, poi sarà scoperta una targa in ricordo di partigiani Nicoletta, partigiani di Crotone che hanno liberato Torino in via Verdogne e infine si chiuderà con tutti i cittadini, parlando il linguaggio dei giovani per tramandare ai giovani il messaggio della resistenza, un grande Ma è concerto. ancora attuale la resistenza? È ancora attuale o no per i giovani? Ma è un messaggio che non smetterà mai di avere la sua importanza. Negli anni 30-40 si resisteva al fascismo, poi abbiamo avuto la necessità, che abbiamo tuttora, di resistere alla criminalità organizzata, all''ndrangheta. Negli ultimi anni stiamo resistendo alla crisi economica. Gli italiani sono un popolo di resistenti, continuiamo a resistere tutti quanti. E sempre in occasione del 70° anniversario della liberazione d'Italia, l'Università Popolare Mediterranea di Crotone organizza per sabato prossimo alle 16:30 nella sala consiliare del Comune di Crotone una conferenza dedicata ad Ernesto Treccani, prevista anche la presenza del figlio. Ne parliamo con il presidente dell'UMPED, Maurizio Mesoraca. Sabato 25 aprile alle ore 16:30 nella sala del Consiglio Comunale di Crotone ci sarà, in occasione del 70° anniversario della liberazione d'Italia, un convegno su Ernesto Treccani, l'intellettuale che ha sposato la causa di Melissa, della lotta contadina e del Mezzogiorno. Questo è l'argomento organizzato dall'Università Mediterranea. Maurizio Mesoraco è il presidente. Eh sì, è un'iniziativa, mi permetto di dire, di livello nazionale, perché per la prima volta si fa un'iniziativa su Ernesto Treccani nel 70° anniversario della liberazione. La cosa non è casuale, perché Ernesto Treccani, al di là di tanti altri meriti, lui è stato un partigiano, quindi ha contribuito a liberare Un l'Italia. partigiano che amava anche questo territorio, Questo territorio, appunto. perché nella sala del Consiglio Comunale c'è un suo quadro bellissimo, Due quadri, uno, due. quello due, sì, quello sull'occupazione delle terre a Terra Melissa. Melissa, sì, la A terra quello di mi riferivo, Melissa, no? a quella di Melissa e l'altro di fronte poi che ha prodotto poi in un secondo momento. Quindi noi l'abbiamo tenuto proprio nel giorno del 25° anniversario perché riteniamo che la data del 25 aprile sia la data spartiacque del nostro paese, cioè l'Italia si libera. Io credo che ci sia una sottovalutazione. Un po' diventiamo smemorati con gli anni, invece bisogna ricordare che l'Italia era occupata fino a 70 anni fa dai nazifascisti.
dal fascismo.